Bene, riprendiamo l'analisi, la discussione sulla trigonometria, in particolare sull'applicazione delle proprietà delle funzioni goniometriche alla risoluzione dei triangoli. La volta scorsa abbiamo visto due teoremi in particolare, quello dell'area e quello dei seni, e prima di vederli passare ad altro, volevo proporvi un esercizio, che è il seguente. E dice, calcola l'altezza di un campanile sapendo che da un bar distante 80 metri si vede la sua cima sotto un angolo di 42 gradi. Quindi immaginiamo questa situazione, questo è il suolo, il terreno. Qui abbiamo il campanile, questa è la cima del campanile, qui c'è l'ingresso. Poi qui abbiamo un punto che si trova. Quindi questa distanza è di, cosa si diceva? Metri. Dal punto A si vede la cima ad un angolo, quindi se guardo verso la cima, il mio angolo di vista forma un angolo di 42 gradi. Quel terreno. Qual è l'altezza del campanile? Se questo è il punto A, questo chiamiamolo B e questo chiamiamolo C. Qual è BC? Sapendo che AC misura 80 metri. Ok? Beh, qui la soluzione è abbastanza semplice. Qui abbiamo un triangolo rettangolo perché il campanile è retto rispetto al suolo. Quindi fatemi schematizzare il problema come un triangolo rettangolo, ripetendo le lettere che abbiamo usato. Quindi questo è il punto A, questo è il punto B, questo è il punto C, questo è l'angolo retto, questo angolo lo conosco e conosco AC. Se in un triangolo rettangolo conosco un cateto, in questo caso il cateto orizzontale AC, e uno degli l'angolo non retto adiacente ad AC, per trovare la lunghezza del cateto opposto è sufficiente applicare, qui sono coinvolti due cateti e un angolo, la funzione goniometrica che coinvolge i due cateti è la tangente. La tangente dell'angolo alfa è il rapporto tra il cateto opposto BC e il cateto adiacente AC. Di conseguenza, posso esprimere come il cateto che mi serve, BC, l'altezza del campanile, come il cateto adiacente AC per la tangente dell'angolo alfa. Quindi nel nostro caso sono 80 metri per la tangente di 42 gradi. E calcolatrice alla mano, 42 non è un angolo notevole, ma poco importa, usiamo la funzione tangente sulla calcolatrice, 80 per la tangente di 42, otteniamo circa 72 metri. Ok, questo è un esempio di applicazione delle funzioni goniometriche per i triangoli rettangoli nella risoluzione di un triangolo rettangolo, appunto. Tutto chiaro? La volta scorsa in particolare abbiamo visto, nessuna domanda fin qua, tutto chiaro, il teorema dei seni. Il quale afferma che se ho un triangolo qualsiasi, fatemelo ridisegnare, triangolo scaleno, eccolo, ABC, qui abbiamo l'angolo alfa, il lato A, qui abbiamo l'angolo beta, il lato B, qui abbiamo l'angolo gamma e il lato C. Ciascun lato è proporzionale al seno dell'angolo opposto, o se preferite, il rapporto tra il lato, in questo caso A, diviso il seno dell'angolo opposto, cioè seno alfa, ha lo stesso valore qualunque lato io consideri, quindi B su sen beta,
e C su sen gamma. Questo è la formulazione del teorema dei segni. Oppure può essere utile il suo inverso. Potrebbe essere utile, per esempio, il rapporto tra il seno dell'angolo e il lato. È chiaro che se inverto tutte queste frazioni, l'eguaglianza si mantiene. Quindi sen beta diviso B e sen gamma diviso C. Ok. Entrambe le formulazioni sono corrette. Userò l'una o l'altra a seconda del problema. D'accordo? Prima di addentrarmi negli altri teoremi, volevo, l'altra volta non l'abbiamo fatto, sottolineare una particolarità nel caso del teorema dei segni. Attenzione. L'altra volta abbiamo applicato il teorema risolvendo, avevamo due angoli e un lato, abbiamo trovato il lato mancante. D'accordo? Attenzione nel caso che l'incognita siano angoli, quindi devo invertire la funzione seno. Immaginate questo problema. Abbiamo, che ne so, il lato C di un triangolo. Immaginate che C valga, che ne so, 5 unità, e questo è il lato C, e il lato adiacente a C, che l'abbiamo chiamato prima beta, beta sia 30 gradi, che è un angolo semplice. Okay. Quindi abbiamo due vertici, il terzo vertice si trova su una semiretta, dove quest'angolo beta è 30 gradi. D'accordo? Immaginate che il lato opposto a beta, B, misuri 3,2. Ok, attenzione, non tutte le misure di B sarebbero permesse. Se io voglio formare un triangolo, la minima distanza di questo vertice dal lato che ha come vertice questo cos'era B, e questo era il vertice, se non ricordo male, A, ecco. Il lato BC, e quindi il lato opposto a beta, quindi AC, non può avere un valore qualsiasi. Perché? Perché se è troppo piccolo non chiudo il triangolo. Il minimo valore sarà quello per cui il triangolo è rettangolo. Quindi in questo caso il lato B ha un valore minimo che è quello che avrebbe se fosse uguale alla distanza di A dal lato BC, cioè è C per il seno di 30. In questo caso 5 per il seno di 30, 2,5. Se il lato B fosse più piccolo di questo, non potrei chiudere il triangolo. È chiaro a tutti questo? Okay. Se il lato B è più grande di questo valore, e qui ho scelto questo numero proprio apposta, immaginate una circonferenza centrata in A che abbia questo raggio. Allora cosa ottengo? Beh, se non fatemela disegnare, tutta la disegno in blu, otterrò in generale una cosa di questo tipo. Quindi posso chiudere il triangolo in due modi diversi, così oppure così. Quindi se mi interessa trovare l'angolo in C, quindi l'angolo gamma, avrò due soluzioni, gamma 1 e gamma 2.
E quindi avrò equivalentemente due punti C, C1 e C2, con questi due lati uguali, qui dal disegno di me non è il massimo, ma insomma, capitemi. Ok? Perché questo? Beh, immaginate questa situazione. Abbiamo in questo triangolo un lato C, un angolo acuto adiacente a C, beta, che è 30 gradi, e l'altro lato, il lato opposto a beta, che è 3,2. Col teorema dei segni possiamo determinare, per esempio, l'angolo opposto a C. Perché? Perché sen gamma diviso C vale quanto sen beta diviso B. E qui l'unica incognita è gamma. Okay? Da cui ho che sen gamma vale C fratto B per il seno di beta. Quindi nel nostro caso avremo C, che è cos'era, 5 diviso 3,2 per il seno di 30 gradi. E otteniamo un valore circa di, possiamo approssimarlo, 1/3, che è 1/2, quindi viene circa 0,78125. Ok? Ma attenzione, quando vado a cercare il valore di gamma, qui dobbiamo risolvere questa equazione, le soluzioni sono due. Gamma è il seno inverso di 0,7 8125, che mi dà un angolo di 0,78125. Qui ovviamente prendendo forza di cosa prossimo 51,38 gradi, diciamo, ma posso avere anche il suo supplementare. Questo è gamma 1. Gamma 2 sarà 180 meno questo, 51,38, cioè 128,62 gradi. Ho due soluzioni che corrispondono a questa situazione, dove ho due angoli. Questo è il primo angolo, questo è il secondo, quindi a tali ho invertiti. Sarebbe più corretto, per come li ho chiamati, questo chiamarlo gamma 1 e questo gamma 2. Allora, gamma 1, gamma 2, questo C2, questo C1. Visto che gamma 1 è acuto e gamma 2 è ottuso. Ok? Quindi attenzione, col teorema dei segni, visto che devo invertire il seno, trovare l'angolo il cui seno è dato può darmi due possibilità. Dopodiché, a seconda di quale delle due situazioni trovo, avrò il valore corrispondente dell'angolo. Se questo era gamma, questo è alfa, avrò un alfa 1 e un alfa 2. Quindi se considero il triangolo con gamma 1, avrò che alfa 1 vale 180, somma degli angoli interni del triangolo qualsiasi, meno gamma 1, che è 51,38 e 30 gradi. Quindi alfa 1 lo otteniamo in questo modo. E viene 98,62. Oppure alfa 2 può essere 180 meno 128,62 gradi meno, e ancora 30 gradi. Quindi l'altra opzione per alfa 2 è questa: meno 128,62 meno 30, 21,38.
lo stesso effetto ho sul terzo lato, sul lato che nel nostro schema è il segmento BC1 oppure BC2, quindi il lato A. Ok? Per trovare il lato A avrò A su sen alfa che vale B su sen beta. E quindi, visto che ho due valori per alfa, avrò due valori per A. Avrò un A1 che è sen alfa 1 per B su sen beta. Quindi il seno di alfa 1 cos'era? 98,62 per B che era 3,2 se non mi ricordo male, diviso il seno di 30 e quindi ottengo allora il seno di 98,62 per 3,2 diviso il seno di 30 gradi. 6,33 oppure A2 avrò il seno di l'altro angolo era 21,38 per di nuovo 3,2 e 6,30. Ok, ma quello che mi preme sottolineare è il fatto che quando applico il teorema dei seni devo stare attento al fatto che se la mia incognita è un angolo e devo invertire la funzione seno, questo può darmi in generale due valori diversi. Okay. E devo tenere conto di tutti e due. Ah, prima ancora, fatemi completare con questo discorso. Prima abbiamo visto che il nostro triangolo, per chiudere il triangolo, ho sì una lunghezza minima per il lato B opposto a beta, ma ce n'è anche una massima. Ok? Se vado oltre B, in quel caso ho una soluzione sola. Okay, a meno che non chiudi un triangolo anche sotto. Okay, quindi se voglio chiuderlo non posso avere un lato più piccolo di questo. Se supero la lunghezza di AB avrò un punto C sopra al lato C oppure non riesco a chiudere il triangolo se il lato è orientato in questo modo, a meno che non stia di sotto. D'accordo? Punto cruciale. Attenzione quando usare tutto il teorema dei seni, invertendo il seno, ho due soluzioni possibili, che de devo tener conto di entrambe. D'accordo? Detto questo, immaginiamo, fatemi ripetere il nostro triangolo. Triangolo scaleno, come al solito. Allora, qui abbiamo A, B e C, quindi qui ho angolo gamma, angolo alfa, angolo beta e lato C, lato A e lato B. Immaginate di avere questa informazione, conosciamo il lato B, mi sono noti. Un lato, un altro lato, C, e l'angolo compreso tra B e C, alfa. Dobbiamo determinare quanto è lungo il lato A, il lato opposto a C. L'opposto ad alfa, scusate. Ok? Allora, anche in questo caso possiamo considerare l'altezza rispetto alla base AB. Fatemi proiettare C su
lato AB, questa è H e questa è l'altezza H. Consideriamo H come B, ipotenusa del triangolo ACH, per il seno dell'angolo opposto ad H, che è alfa. Ok? Questo se lavoro col triangolo AHC, che è rettangolo in H. Dopodiché la mia incognita appartiene all'altro triangolo rettangolo CHB ed è l'ipotenusa. In questo caso considero il triangolo BHC, l'ipotenusa A al quadrato, quindi ho più il teorema di Pitagora, vale il cateto H alla seconda più il cateto orizzontale, che stavolta però non è tutto C, ma è HB al quadrato. C'è solo questa parte. Ok? HB, intanto devo andare su e giù perché il disegno è importante, la lunghezza di HB posso prenderla come tutto il lato AB meno AH. Quindi HB è tutto AB meno AH. Ma AB è il lato C e AH è il cateto nel triangolo ACH adiacente ad alfa. Quindi AB coseno alfa. Ok? È tutto chiaro? Ripeto, mi serve questa distanza, questa lunghezza, conosco l'altezza H, che la ottengo come B per il seno di alfa, e il cateto orizzontale, questo, e lo prendo come C meno B per il coseno di alfa. B coseno alfa è questo. Ok? Detto questo, mi gioco queste carte nel teorema di Pitagora, quindi ho A alla seconda che vale, al posto di H posso mettere B sen alfa al quadrato. Poi ho più, al posto di HB ho C meno B coseno alfa alla seconda. Sviluppo le parentesi, B alla seconda sen quadro di alfa, qui è facile, un termine solo, quindi ho 2, questo è un prodotto notevole, il quadrato di C, il quadrato del secondo termine, B quadro coseno quadro alfa, e il doppio prodotto, continuo sotto, meno 2 volte BC coseno alfa. Qui vedete che abbiamo B sen quadro alfa e B coseno quadro alfa. Se raccolgo un B alla seconda, mi rimane B alla seconda per sen quadro alfa più coseno quadro alfa più C alla seconda meno 2BC coseno alfa, ma questo fa 1. Questo vale 1. Sommo il quadrato del seno più il quadrato del coseno per qualsiasi angolo, ottengo sempre 1. Morale della favola, A alla seconda vale B alla seconda più C alla seconda meno 2BC per il coseno di alfa. Quindi, in un triangolo, morale della favola, in un triangolo qualsiasi,
il quadrato di uno dei lati può essere ottenuto come la somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo compreso tra quei due. E questo vale per un lato qualsiasi. Siccome questo teorema coinvolge il coseno, lo prende il nome, lo scrivo qua sopra, di, scusate, devo scrivere in nero, teorema ed è, se volete, la generalizzazione del teorema di Pitagora, perché se l'angolo alfa fosse un angolo retto, quindi se il nostro triangolo fosse retto in alfa, A diventa l'ipotenusa, B e C i cateti, e ritroviamo il teorema di Pitagora, A alla seconda uguale a B alla seconda più C alla seconda, perché questa parte va via, perché il coseno di 90 gradi è 0. Quindi posso vederlo come, ripeto, una generalizzazione del teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è un caso particolare di questo. E posso applicarlo a un lato qualsiasi. A vale b alla seconda più c alla seconda meno 2bc coseno alfa. Se volessi b alla seconda avrei a alla seconda più c alla seconda meno 2ac, il lato tra a e c ha il coseno di beta. Fatemi controllare nella figura, mi pare proprio di sì. Sì. E infine C alla seconda sarà A alla seconda più B alla seconda meno 2B, AB, scusate, mettiamoli in ordine, AB coseno di gamma. Perché qui ho tre versioni del teorema a seconda di quale lato mi serve esprimere. Questo teorema può essere usato anche all'inverso. Immaginate di avere i tre lati A, B e C e di essere interessati all'angolo. Posso usarlo all'inverso. Posso risolvere questa espressione rispetto al coseno dell'angolo, per esempio. Quindi da questa posso ottenere che il coseno, scusate, volevo scrivere in nero. Il coseno di alfa posso esprimerlo come la differenza tra b alla seconda più c alla seconda meno a alla seconda diviso due volte di c. C'è qualche differenza rispetto a usare questo per trovare gli angoli rispetto ad esempio al teorema dei seni? Beh, in realtà sì, perché se determinano gli angoli quando posso farlo, se ho i dati opportuni, utilizzando il teorema dei segni. Se trovo un angolo, devo stare attento alle due soluzioni del seno, che è perché il seno ha lo stesso valore per due angoli diversi. Questo problema non ce l'ho col coseno. Perché? Perché abbiamo visto che angoli associati, lo stesso coseno ce l'hanno due angoli che sono esplementari, cioè la cui somma è l'angolo giro. Ma in un triangolo rettangolo, non, in un triangolo qualsiasi, non posso avere due angoli esplementari, perché la somma degli angoli interni è sempre 180. Quindi se utilizzo questo per determinare gli angoli, non avrò il problema della doppia soluzione. Ok? E posso avere al massimo angoli o nel primo o nel secondo quadrante, mai più nel quarto quadrante. D'accordo? Molto bene. Vediamo, portiamo questa. Vediamo se riesco a trovare un esercizio su questo, se no ce lo inventiamo, non c'è problema.
Immaginiamo per esempio di avere questi dati sull'esercizio 217. Noi andiamo sempre con riferimento alla nostra convenzione A opposto all'angolo alfa, B all'angolo beta, eccetera, di sapere che il lato A misura 12 in qualsiasi unità sia, il lato B misura 6 e l'angolo gamma è pi greco terzi, 60 gradi. Quanto vale il lato C? Ok? Non facciamo altro che applicare la terza delle nostre tre espressioni del teorema dei coseni. Abbiamo A, B e gamma. C alla seconda vale A alla seconda più B alla seconda meno 2AB per il coseno di gamma, quindi questo è 12 alla seconda, 6 alla seconda, meno 2 per 12 per 6 per il coseno di pi greco terzi, che è un mezzo. Quindi abbiamo 12,144 più 36, questo 2 si moltiplica col 2, meno 72, e otteniamo 144 più 36 meno 72, 108. Quindi C è la radice di 108. Qui ovviamente non considero il valore negativo perché stiamo parlando di lunghezze di segmenti. Qui viene, questo è 4 per 27, quindi 2 per 6 radice di 3. Okay. Ci sono domande? D'accordo, domande? C'è un'applicazione in fisica molto utile del teorema dei coseni. Quando, vi ricordate quando avevamo discusso della tecnica con cui posso sommare due vettori? Vi ho accennato a due tecniche di soluzione. Una faceva appello alla scomposizione. Scompongo i vettori in un sistema di assi cartesiani e via dicendo, e trasformo la somma da vettoriale ad algebrica. La seconda strada è quella trigonometrica, che fa appello al teorema dei coseni che adesso vediamo. Immaginate di sommare due vettori, ovviamente non allineati. Immaginiamo che sia uno sia orizzontale e uno orientato in questo modo, per esempio. E immaginate che l'angolo tra i due, in questo caso lo chiameremo gamma, venga dato. Abbiamo visto a suo tempo che il vettore somma posso disegnarlo utilizzando la regola del parallelogramma. Quindi prendo la retta che passa per la punta di B parallela ad A, la retta che passa per la punta di A parallela a B, costruisco il parallelogramma e il vettore somma è il vettore che ottengo tracciando la diagonale del parallelogramma che abbia la stessa origine dei due vettori identici, questo è il vettore somma S. Il problema è determinare quant'è la lunghezza di esse. Allora, se consideriamo il nostro parallelogramma, allora anche questo lato, fatemelo disegnare in verde, è lungo B. Questo lato è lungo B. Inoltre, se prolungo A,
Questo angolo misura gamma. Perché? Perché sono due angoli corrispondenti tra due rette parallele e una trasversale. Questo angolo è grande come gamma. Ok? Il suo supplementare, quest'angolo, quello opposto a S, è pi greco meno gamma. Pi greco 180 gradi. E quindi adesso al triangolo formato dai lati A, B, S e pi greco meno gamma, posso applicare il teorema del coseno. Fatemelo ridisegnare qua sotto per chiarezza. Qui abbiamo il lato A, poi ho il lato B, che è questo. Il lato est che corrisponde alla somma dei due vettori, che è questo, e l'angolo opposto a S misura pi greco meno gamma. Quindi posso applicare il teorema del coseno. Quindi S quadro, il quadrato della lunghezza della somma dei due vettori, vale A alla seconda più B alla seconda meno due volte AB per il coseno di pi greco meno gamma. Ma attenzione, angoli associati, pi greco meno gamma ha un coseno che è meno il coseno di gamma. I due meni si possono semplificare e quindi ho A quadro più D quadro, meno per meno fa più 2AB coseno gamma. Quindi la lunghezza del vettore somma S posso prenderla come la radice della somma del quadrato del primo vettore addendo più il secondo, questa volta ho più due volte AB per il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori. Attenzione al segno più. Cosa otterrei se scrivessi A alla seconda più B alla seconda meno 2AB coseno gamma? Torniamo all'origine. Se faccio il quadrato di A più il quadrato di B meno due volte AB coseno gamma, ottengo questo lato, cioè il vettore di differenza. Qui ho il vettore, chiamiamolo D, il vettore differenza. Fatemi ridisegnare. Qui ho il lato A, qui c'è B, questo è gamma. Se congiungo le punte dei due vettori, questo è il vettore differenza, che chiude il triangolo e quindi la lunghezza di D è, qui posso applicare direttamente il coseno, A quadro più B quadro meno 2AB coseno gamma. Qui in particolare il vettore di differenza disegnato in questo modo con la punta qui è B meno A. Okay? È chiaro che la differenza A meno B ha la stessa lunghezza ma ha il verso opposto. Quindi attenzione. Se devo sommare due vettori, ovviamente non paralleli, che tra di loro formino un angolo gamma, il vettore somma lo ottengo, utilizzando il teorema del coseno, come la somma dei quadrati dei due vettori aumentata, quindi più il doppio prodotto delle loro ampiezze, delle loro lunghezze dei vettori, per il coseno dell'angolo tra i due vettori. Se invece uso il meno del doppio prodotto, ottengo la lunghezza del vettore differenza. Ok? Altro esempio molto semplice di applicazione del teorema del coseno. Se immaginate di avere due lati, un triangolo
con due lati della stessa lunghezza, L ed L, e l'angolo compreso tra i due di 60 gradi, pi greco terzi. Quant'è la lunghezza del terzo lato? Questo si può dire già subito, ma insomma applichiamo il termine del coseno. Il terzo lato, chiamiamolo, che ne so, L grande, ha un quadrato che è la somma dei quadrati dei due lati meno due volte il prodotto dei due lati, L per L, per il coseno dell'angolo compreso pi greco terzi. Questo però vale un mezzo. Quindi qui abbiamo L quadro più L quadro, 2 per un mezzo fa 1, L per L fa L quadro, quindi questo è L quadro, cioè L grande uguale a L. Il triangolo è equilatero, ovviamente. Ok? Ci sono domande? Molto bene. Vediamo se riusciamo a vedere anche l'ultimo teorema. Quanto tempo ci rimane? No, allora lo vediamo la volta prossima. Ok, non voglio correre. Domande fin qua? Molto bene. Allora ci fermiamo.